Siamo alla seconda lettura di Isaia, una lettura questa ancora più impegnativa, sicuramente più impegnativa della precedente, perché entriamo in una delle pagine più celebri, quelle che hanno reso famoso Isaia, si può dire, non solo nell'interno della tradizione ebraica, ma anche e soprattutto nell'interno della tradizione cristiana. Si tratta dei capitoli 7-12, che di solito sono stati intitolati dal nome di questo misterioso, fluido protagonista che è l'Emmanuele, questa figura così chiamata, sono stati appunto intitolati il libro dell'Emmanuele. Ancora una volta però ci accorgeremo subito, partendo con la nostra lettura, e quest'oggi leggeremo molti testi, purtroppo non tutti, e purtroppo li leggeremo in maniera superficiale perché si tratta di testi molto complessi nel loro interno. Dicevamo, la sequenza, questa sequenza si inaugura con una cornice, e una cornice è proprio la tipica rappresentazione di quella profezia che abbiamo già cercato di indicare nel nostro ultimo incontro. Il profeta come uomo del presente, come uomo del suo tempo, un uomo fermamente convinto dell'importanza di tutto ciò che sta accadendo, di tutti quei segnali che si accendono all'orizzonte e che hanno in sé dei significati che egli riesce a decifrare attraverso l'illuminazione dello spirito. Possiamo dire che proprio leggendo la cornice, sarà il primo elemento della nostra lettura, cioè l'avvio del capitolo settimo, ci accorgeremo quanto per i profeti sia vero che la storia non è semplicemente maestra di vita, come hanno insegnato un po' tutti nell'interno della vicenda umana, ma la storia è maestra di Dio. La storia è trasparenza di infinito, è trasparenza del mistero. E voi sapete che questo è il nucleo, è il grumo ultimo della religione biblica, una religione che afferma che la rivelazione si annida nell'interno del tempo, si annida nell'interno dell'uomo, per cui la risposta dell'uomo non è una risposta astrale, non è una risposta magica, non è una risposta solo cultica, è una risposta esistenziale, storica, vitale. Siamo quindi lontanissimi, per esempio, da quanto diceva con molta amarezza un nostro poeta, ancora vicino nel tempo come Montale, quando scriveva che accaddero fatti degni di storia, ma indegni di memoria. La storia non è magistra di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve a farla più vera e più giusta. Ecco, questo pessimismo radicale nei confronti della storia è cancellato dalla visione biblica. Questo agnosticismo per cui la storia, come vedete, non è magistra di niente, non ci insegna niente, è preoccuparci di capirla. Alla fine non la fa più giusta, non la fa più vera per i futuri. I profeti invece sono convinti che nell'interno della storia c'è questa lezione, ma non una semplice lezione di vita, una lezione di trascendenza, una lezione di mistero. Ma la storia è quella che è, proprio questa storia concreta, non ideale. La storia santa non è assolutamente una storia gloriosa, è una storia come la nostra, quotidiana. Anzi, noi che abbiamo da poco alle spalle una vicenda così amare, così sostanzialmente vergognosa come quella che ha appena vissuto l'umanità attraverso la guerra del Golfo, riusciamo ancora una volta a sentire che tutto questo è già riflesso in un anno preciso che noi conosciamo, l'anno 734 avanti Cristo. Anche allora, incombente su quello scacchiere c'era una guerra abbastanza colossale, considerati anche i tempi. E probabilmente quelli che ascolteranno fra anni, come succede, questa conferenza, speriamo di no, non in questa forma, ma probabilmente al posto di guerra del Golfo dovranno mettere magari una delle tante guerricciole o guerriglie che continuano a striare di sangue il pianeta, questa aiuola che ci fa così tanto feroci. Infatti si dice proprio in apertura,
Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekah, figlio di Romelia, re di Israele, marciarono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono ad espugnarla. Fu dunque annunziato alla casa di Davide: gli Aramei si sono accampati in Efraim. Allora, e qui c'è una, diremmo, una pennellata della poesia di Isaia, anche se probabilmente il testo è sostanzialmente redazionale. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano i rami del bosco per il vento. Qual è questa guerra? Dobbiamo anche sapere, e qui proprio si vede dal vivo come la profezia sia una realtà del presente e non del futuro remoto. È una guerra che si può documentare abbastanza bene storicamente, viene chiamata con un termine la guerra siro-efraimitica, ed ha alla base in pratica un patto d'acciaio tra Damasco, capitale di Aram, la Siria, e Samaria, che era la capitale del regno settentrionale. Israele e Giuda erano due regni, tutta la terra di Israele era divisa in due regni ostili tra di loro, avversari. Il regno del nord, o regno di Samaria o regno di Israele, aveva fatto un patto di alleanza, stretto un'alleanza con la Siria, in funzione anti-assira, per cercare di scrollarsi di dosso il peso, il mantello prepotente della oppressione, del vassallaggio assiro, che era la grande superpotenza che dominava tutta l'area orientale dello scacchiere politico internazionale. Questo tentativo naturalmente ha bisogno però di un elemento in più. Questi due anelli, Damasco e Samaria, hanno bisogno di essere coperti alle spalle per partire contro Ninive, contro Ashur, contro la Siria. Hanno bisogno di essere coperti appunto da Gerusalemme, solo che Giuda, regno fratello ma nemico, decide di non entrare in coalizione. E allora l'asse Damasco-Samaria che cosa deve fare? Deve prima muovere contro Gerusalemme, liquidare il pericolo Gerusalemme, per poter poi partire e scatenare l'offensiva un po' da sogno quasi contro la superpotenza. Ecco, siamo in questo momento preciso che è datato 734 a.C. e come avete sentito, appena a Gerusalemme arrivano le voci che sta per marciare verso la città santa, stanno per marciare sia Rezin, re di Damasco, sia Pekah, figlio di Romelia, re di Samaria, in quel momento il terrore invade tutti perché si tratta di un'armata potente e Gerusalemme non è in grado di resistere. E allora ecco che il re che allora governa, successore di quello Zia di cui abbiamo parlato, quello della vocazione di Isaia, questo re che sarà un po' l'avversario costante di Isaia, i profeti sono spessissimo i contestatori, un po' per eccellenza, delle scelte concrete, spesse volte ingiuste dei politici, ebbene questo re fa la sua scelta, non c'è altra strada da prendere, la strada che dobbiamo scegliere è quella di allearci, di cercare l'aiuto della superpotenza assira, ben sapendo che cosa significhi questo, perché se tu cerchi l'aiuto di un altro, l'aiuto, come avviene nei nostri giorni, non è mai assolutamente disinteressato, non viene fatto mai per motivi ideali di giustizia, verità e libertà. Chi crede ancora a queste cose fa propaganda o è un illuso, un ingenuo. Ebbene, anche in questo caso la Siria accetta, ma arriverà e porrà un pesante tributo su Gerusalemme. Ebbene, in quell'occasione, in quel momento, mentre si stanno probabilmente facendo le fortificazioni, in un punto preciso, abbiamo persino, pensate, l'indicazione di una strada di Gerusalemme, una via, il nome di una via di allora, il luogo in cui c'era una sorgente, una fontana, e gli studiosi discutono su quale fontana, quale piscina sia questa di cui si parla. Ebbene, in quel momento, in quell'anno, in un punto preciso di Gerusalemme, mentre il re è in ispezione, ecco che Isaia gli si fa incontro. Abbiamo già detto che Isaia probabilmente apparteneva ad una famiglia nobile, per cui non ha nessun imbarazzo anche nel mettersi nell'interno del corteo reale. Infatti, se voi leggete, nel versetto terzo abbiamo: il Signore disse a Isaia, va incontro ad Acaz,
Tu e tuo figlio Shari Ashur, fino al termine del canale della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. E tu gli dirai. Ecco, Isaia s'avanza in quel giorno davanti al re e al re fa una dichiarazione che bisogna cercare di capire nel linguaggio della Bibbia, perché Isaia parla col linguaggio dell'antico Israele, il linguaggio della tradizione dell'alleanza. Infatti egli dice, tu gli dirai, fa attenzione, o re, e sta tranquillo. Non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Resin degli Aramei e del figlio di Romelia. Vedete, il profeta già dice, ma cosa devi temere quei due tizzoni? Stanno già per spegnersi. Non metterti con l'Assiria. Sta tranquillo, non temere e il tuo cuore non si abbatte. E più avanti ancora, perché noi leggiamo solo alcune battute sempre dei capitoli, nel versetto 9 sentirete che egli dirà, ma se non crederete non avrete stabilità. E tra l'altro un gioco di parole questo, perché è sempre lo stesso verbo. In ebraico lo stesso verbo vuol dire, coniugato in maniere diverse, credere e essere stabili. Im lo te ameno kilotan. E allora in questo momento preciso il profeta dice esplicitamente al re, ricordati che tu devi fare una scelta, non devi allearti con nessuno, anzi devi combattere con la tua forza. Il linguaggio che il profeta usa è il linguaggio che noi troviamo nell'Antico Testamento, per esempio nel libro del Deuteronomio, il linguaggio della guerra santa. Cioè della guerra che viene condotta dalla sola nazione con le sue forze e con l'arca dell'alleanza, cioè col suo ideale. Tu non devi assolutamente allearti con lo straniero, perché questo significherà inquinamento della religione, ma significherà anche e soprattutto oppressione. È una scelta politica, come vedete, questa del profeta. È una scelta concreta. Chi ha ragione? Ha ragione il profeta o ha ragione Acaz, il suo avversario? Ma così a prima vista potremmo dire, ma ha ragione probabilmente il profeta, perché invita a tenere alta la fiaccola della propria libertà e così via. Però non dimenticate un particolare, che due secoli dopo, meno di due secoli dopo, il profeta Geremia, secolo e mezzo dopo, dirà tranquillamente il contrario. Sosterrà la tesi di Acaz, mentre il re nemico del profeta, in quel momento sosterrà la tesi di Isaia dicendo dobbiamo combattere da soli contro la potenza babilonese allora, mentre Geremia continua a ripetere bisogna cedere a Babilonia, metterci sotto il mantello di Babilonia e finire queste inutili ribellioni. Il che vuol dire, come vedete, che le scelte concrete, e questo vale anche per la Chiesa in un certo senso, nell'interno della storia, le scelte concrete del profeta possono essere anche scelte caduche, possono essere anche scelte criticabili, scelte superabili, legate ai condizionamenti storici, legate un po' anche alla sua visione. Ciò che noi dobbiamo cercare di cogliere nell'interno dell'uomo concreto è il messaggio che egli dà oltre la sua visione. Ed è per questo motivo che leggere la Bibbia è difficile. Proprio perché la Bibbia è contemporaneamente il messaggio eterno, ma espresso da uomini, legati ad un tempo, ad una cultura, ad un momento preciso della loro storia. Ed è per questa ragione che allora il lavoro da fare è quello, come si dice, della interpretazione, che sciolga un po' questo involucro e trovi, al di là dei condizionamenti concreti, obbligatori d'altra parte, perché si tratta di una rivelazione incarnata, di una rivelazione storica, è nell'interno delle vicende, delle mentalità degli uomini, quindi è necessariamente appesantita, impolverata dalla storia, nell'interno scoprire questa fiaccola ardente della parola. E difatti vedremo che sostanzialmente la fiaccola che ci presenta è tutta nell'interno di questa figura, quella figura che cerchiamo di conoscere subito, la figura dell'Emanuele, il profeta, di fronte alla reazione del re, del sovrano, Acaz, fa una proposta. Gli dice, ebbene, il Signore è pronto a darti un segno.
un segno di speranza. Nonostante la tua sfiducia, nonostante il tuo scoraggiamento e nonostante le tue macchinazioni politiche. E questo segno di speranza lo devi chiedere e Dio te lo darà. Guardate anche che è curioso in questo caso che il credere, secondo Isaia, ed è questo un elemento che c'è più di una volta nella Bibbia, è anche accompagnato dai segni. Chiedere il segno non è sempre un peccato. Anche perché è segno, se volete, della razionalità del credere. Il credere non è gettarsi in un baratro, pronti ciecamente ad essere distrutti, in un gorgo assurdo. Il credere è certamente un rischio, un salto che ha però anche al suo interno alcune ragioni. Certo, il risultato non è frutto solo delle ragioni, ma queste ragioni accompagnano il gesto. Lo devono accompagnare. E anzi, una volta che hai avuto proprio il segno, il tuo impegno è ancora più cogente. Difatti il profeta il sovrano non lo vuole il segno. Perché sarebbe costretto? Ma lasciamo proprio la parola al profeta nel capitolo 7, dal versetto 10 in avanti. Il Signore parlò ancora ad Acaz dicendo: chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto, dove vuoi, io ti do un segno. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Questa falsa religiosità allegata, non voglio provocare Dio. Anche perché Dio ti costringerebbe probabilmente a mutare la tua visione. Allora Isaia disse: ascoltate casa di Davide. Notate il contrasto dei pronomi ora. Vediamo se lo notate nell'interno. La distanza che il profeta crea tra il re e lui ormai, sulla base della religione, della fede. Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Ecco, questa totale distanza, il Dio mio ormai, non vostro più, non tuo, della casa di Davide, della dinastia. Ora avete stancato gli uomini, voi politici, li avete schiacciati e voi tentate anche di stancare Dio. Pertanto, nonostante tutto, il Signore stesso vi darà un segno. E il segno è descritto con quattro elementi che appartengono ad un genere, ad un modello. Tutte le volte che si annuncia la nascita di un eroe, si usano sostanzialmente questi elementi, che vengono usati quasi ad incastro, in modo tale che servano per cogliere le dimensioni di questa nascita. Si tratta quindi di un linguaggio elaborato, fisso, che il profeta usa per esprimere la sua speranza. Una speranza che d'altra parte era implicitamente, egli aveva già implicitamente formato nel nome del bambino suo, del primo figlio suo, quello che aveva portato con sé, avete sentito prima, Shar Yashuv, in ebraico vuol dire un resto tornerà, e il resto nel linguaggio della Bibbia è il nucleo santo, i giusti, non i superstiti soltanto. Coloro che restano fedeli anche nelle tempeste della storia, anche quando i rami della foresta sono agitati dal vento. Il segno, ho detto, questa annunciazione della nascita di un personaggio misterioso, eroico, grandioso, comprende qui quattro elementi che elenchiamo subito. La qualità della madre, poi li vedremo questi elementi. Secondo, la dieta del bambino. Terzo, il nome del bambino. Il futuro di questo bambino. Cominciate a sentirli nell'interno del testo. Ecco, e qui subito facciamo una considerazione, la traduzione che avete tra le mani ha la Vergine concepirà. Questo non è corretto, perché in ebraico non c'è Vergine. È la traduzione che il Nuovo Testamento farà, che userà sulla base del greco, già il greco aveva tradotto così la famosa traduzione dei 70 del terzo secolo secondo avanti Cristo. Ma naturalmente a maggior ragione Matteo, quando deve parlare di Maria, usa questa traduzione. Ma in ebraico non abbiamo vergine. Vergine in ebraico si dice Betulà. In ebraico invece qui abbiamo Alma. E Alma significa giovane donna, semplicemente. Ma dai contorni un po' confusi. Non è moglie, per esempio. Non è la madre. Giovane donna non meglio definita. Vedremo che questo è importante ai fini del genere, ai fini della rappresentazione di questa creatura che deve nascere.
Quindi diciamo, la giovane donna, una giovane donna, concepirà e partorirà un figlio, secondo il nome, che chiamerà Immanuel, Dio con noi. Terzo, la dieta. Egli mangerà panna e miele finché non imparerà, ecco il futuro, a rigettare il male e a scegliere il bene. Poiché prima ancora che il bimbo impari a rigettare il male e a scegliere il bene, sarà abbandonato il paese di cui temi i due re. Il Signore manderà su di te, sul tuo popolo e sulla casa di tuo padre, giorni quali non vennero da quando Efraim si staccò da Giuda. E qui dovremmo mettere il punto, perché manderà il re da Siria, che si legge subito dopo, è probabilmente una glossa, è una spiegazione di un copista, il quale voleva chiarire il contesto. In realtà si dice semplicemente manderà giorni che non vennero mai da quando Efraim si staccò da Giuda, lasciando un po' tutto nell'indecifrato. Dunque, perché la donna non è detta esplicitamente la madre? E se noi andiamo a vedere altri casi di annunciazione di nascita, per esempio la nascita di Sansone, abbiamo un elemento che è ribadito più di una volta, anche per la nascita, per esempio, di un altro eroe biblico, Samuele. La madre era sterile. Si vuole indicare che questa non è la donna madre feconda. Non si dice neppure vergine, una cosa che non si concepiva, probabilmente, al tempo di Isaia. Si dice semplicemente che è una donna misteriosa, però si vuole sottolineare che non è di per sé una madre. Se avesse usato il profeta lo schema solido avrebbe detto una donna sterile. E questo perché? Perché mettere questo elemento? Ma questo elemento è messo quasi certamente perché si vuole sempre indicare che quel figlio che nascerà è dono di Dio. Non viene dalla carne e dal sangue, non nasce dai meccanismi biologici. Per cui è qualcosa come che viene fatto scendere dal cielo, per Dio. È per questo che la rilettura poi in Maria userà la verginità di Maria per indicare che il Cristo, a maggior ragione, non nasce da sangue né da volere di uomo, ma da Dio. Ecco quindi il primo elemento, una madre misteriosa. Secondo elemento, un bambino che ha un nome emblematico. Sarà la trasparenza di Dio, potremmo dire. Immanuel. Un Dio che risiede in mezzo a noi. Un tema che sarà ripreso anche da Ezechiele quando alla fine del suo libro dirà come si chiamerà la Gerusalemme della speranza. Si chiamerà Adonai Shammah. Il Signore è là. Un tema che sarà ripreso da Sofonia, il quale dirà il tuo Salvatore, ossia, viene ed è in mezzo a te. Ma in ebraico non c'è in mezzo a te, in ebraico c'è nel tuo grembo. Quindi una presenza quasi germogliante nell'interno della storia. Terzo elemento, il cibo. Questo cibo così strano, perché voi tutti avete in mente che cos'è lo stereotipo. Quante volte avrete sentito probabilmente che la terra della libertà, quella cantata dal Deuteronomio, la terra di Canaan che Israele conquista, è una terra in cui scorre latte e miele. Ma qui non si dice latte e miele, si dice panna e miele. E quindi il termine non è uguale, l'espressione non è uguale. Certo, a prima vista può indicare anche prosperità. Il miele spesso, fluendo, pensiamo la tua parola, oh Signore, come un favo di miele stillante, Salmo 19, Salmo 119, ripetono questa espressione, è segno senz'altro di benessere, di prosperità. Però abbiamo la panna, e la panna contemporaneamente nel linguaggio della Bibbia invece è segno di una situazione nomadica faticosa, è il cibo quasi del deserto, è il cibo della sopravvivenza, tant'è vero che nello stesso capitolo, versetto 22, in chiave chiaramente negativa, si dirà, mettendo insieme tutte e due le cose, che si ciberà di panna e miele ogni superstite in mezzo al paese, dopo la devastazione. Bisogna vivere di quello che offre la natura. Per cui vedete, il futuro di questo bambino rappresentato dal cibo. Il cibo, ovviamente, come tutti possono immaginare, è uno dei grandi eterni simboli per indicare la realtà, la situazione, il contesto. Non per nulla quando noi celebriamo le nozze, si fa il grande pranzo. Pensate anche in secoli di fame,
quel giorno era il giorno in cui bisognava anche scialare, perché era il segno della gioia che rompeva il grigiore, la miseria, la monotonia degli altri giorni. E allora ecco che questo cibo, come ci insegna d'altra parte tutta l'antropologia culturale, pensiamo al famoso libro Il crudo e il cotto di Lévi-Strauss, con tutta la simbologia che ha il cibo. Ecco, ebbene, questo panno e miele indica probabilmente che il futuro non sarà latte e miele, non sarà un momento glorioso soltanto, sarà probabilmente anche luminoso, ci sarà anche miele, ma ci sarà anche panna, che in un certo senso inquina il miele, che lo rende quasi acido, perché rende l'espressione, dà l'espressione di un momento in cui ci sarà una specie di giudizio, in cui c'è tenebra e luce, in cui c'è sofferenza e gioia. E difatti tutto quello che segue dopo sembra essere un po' segnato soprattutto dalla paura, prima ancora che dalla luce. La luce, vedremo, apparirà più avanti. Infatti si dice, certo, il paese sarà, il paese di cui temi i due re, sarà abbandonato. Il che vuol dire che Samaria e Damasco, il paese di cui temi i due re, sarà abbandonato, devastato dalla Siria che arriva con la sua potente, invincibile armata. E quindi tu potrai respirare. Però subito dopo che cosa si dice? Si dice, però per te manderà su di te, sul tuo popolo, sulla casa di tuo padre, giorni quali vennero al tempo della divisione tra i due regni. L'anno 930, quando, 31-30, quando col successore di Salomone, Roboamo, il regno sarà squarciato. E da una parte avremo Geroboamo, il nuovo re, con 10 tribù, e dall'altro 2 tribù col figlio di Salomone. Giorni tristi. C'è quindi questo personaggio misterioso che deve indicare un tempo che, come vedete, è continuamente indicato, è qui, imminente, ci sono i due re di mezzo, c'è la Siria, c'è tutta la vicenda politica. È per questa ragione che gli studiosi sono convinti che il profeta spera che presto nell'interno dell'orizzonte di Giuda appaia finalmente una persona della casa di Davide, quella casa a cui viene indirizzato il segno, che sia diverso di Daacaz. Ed è per questo che molti studiosi, la maggioranza di studiosi, è convinta che l'Emanuele agli occhi di Isaia sia Ezechia, il figlio di Acaz, il re amato da Isaia, un re giusto. Ma vedremo che il profeta non ci lascia così tranquilli con questa sola, semplice definizione. Non dà, cioè, un'indicazione pratica per i suoi ascoltatori. Sperate ancora. Io vedo, sento, che questa giovane donna, evidentemente non dice sterile per non offendere, è un offensivo sterile, per non offendere la regina madre a cui probabilmente egli si riferisce, una giovane donna partorirà, e questo frutto del suo grembo sarà un dono di Dio, uno che porterà una nuova era. Ma vedremo tra poco che, descrivendo questa nuova era, il profeta si lascia prendere da una collezione di immagini che spezzano la concretezza. Per cui quella speranza, che è una speranza modesta per i suoi ascoltatori, per la gente del suo tempo, i profeti parlano per il loro tempo, hanno un messaggio di vita per coloro che devono, che stanno ascoltandoli, ebbene questa parola del profeta irradierà, sprizzerà altre luci, aprirà altri orizzonti. Ma per ora andiamo avanti ancora nella nostra lettura, e vorrei leggervi, fare come una piccola parentesi nel ritratto dell'Emanuele, prima di continuarlo, lo avremo ancora in due grandissime, celebri pagine, vorrei ancora mostrarvi il profeta alle prese con la guerra siro-efraimitica. E ascoltate queste due pagine, sono due nello stesso capitolo, che riguardano proprio la questione della guerra. Sono molto curiose, anche tra l'altro suggestive. La prima, l'abbiamo nel capitolo ottavo, dal versetto primo al versetto quarto. Vedrete che anche qui siamo in presenza dell'annuncio di una nascita, un'altra nascita. E anche in questo caso io penso si può dire che è una nascita un po' straordinaria, non come quella dell'Emanuele. È una nascita familiare.
Qui sappiamo qualcosa di più, anche se sì, il profeta ama ancora, proprio perché si tratta di un segno divino, ama ammantare il tutto con una specie di nebula, con una specie di irradiazione, la quale fa perdere però i contorni. Primo elemento, anche qui cercate di seguire ancora la madre, entrerà in scena con un nome anche qui un po' strano. Secondo, il nome di questo bambino, un nome molto orientale, ma che ha in sé un significato ben preciso. Terzo, il futuro. Non si parla di cibo qui. Il Signore mi disse, prenditi una grande tavoletta e scrivici con caratteri ordinari, cioè con caratteri leggibili a tutti, da esporsi quindi nel Tempio, una grande, un manifesto, un tazebao. Scriverai quindi con caratteri ordinari a Maher Shalal Hashbaz. Io mi presi i testimoni fidati, il sacerdote Uria e Zaccaria, figlio di Barachia. Poi mi unì alla profetessa, probabilmente la moglie, ma non si usa questa espressione di solito per parlare della moglie dei profeti. Mi unì alla profetessa, la quale concepì e partorì un figlio. Il Signore mi disse, chiamalo Maher Shalal Hashbaz, poiché prima che il bambino sappia dire babbo e mamma, le ricchezze di Damasco e le spoglie di Samaria saranno portate davanti al re di Assiria. Tutto gioca ancora una volta sul nome. Che cosa significa questo nome? Il nome significa pronto alla preda, veloce al bottino. In pratica potremmo tradurlo semplicemente trionfatore, vittorioso, vittoria. Chiamerai questo bambino trionfo. Ecco allora il significato, il messaggio da raccogliere, che il profeta fa balenare. Questo bambino, il bambino che ho avuto io, probabilmente comunque che la profetessa ha avuto, questo bambino arriverà, che cosa facciamo, un anno e mezzo, due, un anno, due? Sarà, comincerà a dire per la prima volta le due parole, babbo e mamma. Ebbene, in quel momento, mentre tutta la mia famiglia è piena di gioia, e qui ci sono tante madri e padri che hanno avuto nell'interno della loro famiglia questo famoso momento quando il bambino ha cominciato a dire, ma sono stati convinti di aver avuto un genio subito, perché l'ha detto sicuramente un mese prima del bambino della vicina. E ecco, quel momento di gioia che ha esaltato la famiglia diventerà gioia nazionale, gioia corale. Infatti, le ricchezze di Damasco e le spoglie di Samaria saranno portate davanti al re d'Assiria. Ma subito dopo, seconda pagina, il profeta, e qui è veramente un segno in ebraico, tra l'altro un ebraico ancora una volta trasparente, superbo, c'è la descrizione dell'invasione. Ma questa volta non è l'invasione che arriva a liberarci, le famose armate che vengono a liberarci, perché in realtà l'Assiria arriva. Non distrugge solo, non ha distrutto in realtà, non placa soltanto Damasco, non assedia soltanto Samaria, schiacciando i due re di Damasco e di Samaria. No, no, s'avanza a portarci l'aiuto per difenderci. Ma questo aiuto è una terribile invasione che lascia libero quasi soltanto il collo e la testa di Giuda, cioè Gerusalemme. Tutto il resto è sotto queste forze d'occupazione, gli amici che sono venuti ad aiutarti, ma che comunque stanno lì con le loro forze d'occupazione puntuali e precise. Ed ecco allora che il profeta rappresenta questo momento terribile, lui che non aveva voluto l'alleanza con la Siria, giustamente o erroneamente, qui in questo caso probabilmente erroneamente, perché la Siria sarebbe arrivata lo stesso, e magari malamente. In quel momento il profeta canta la tristezza della sua terra invasa e la canta con un'immagine. Qua l'esercito assiro, per capire la poesia adesso che vi dirò, che leggeremo, l'esercito assiro partiva per le campagne militari quando i fiumi cominciavano ad ingrossarsi, poco prima che cominciassero ad ingrossarsi, perché poi naturalmente non potevano essere più attraversati il Tigri e l'Eufrate, cioè a primavera, quando si scioglievano le nevi dell'Ararat, eccetera. E allora egli immagina che si sono mossi come i fiumi, e il Tigri e l'Eufrate, l'Eufrate in questo caso, il fiume per eccellenza nella Bibbia è sempre l'Eufrate, con la F maiuscola. Avanza e non è un'ondata d'acqua,
è un'ondata di uomini. E questi uomini avanzano sempre di più, tutto distruggendo come un'inondazione, come un diluvio. Arrivano sempre di più. Il profeta cambia anche l'immagine e dice: sono come, simile ad un enorme volatile. Non è forse vero che si dice anche noi nella nostra lingua, come in moltissime lingue, che le varie parti dell'esercito sono le ali dell'esercito. Immagina questo enorme volatile che sta piombando addosso, è un rapace che sta per beccarti, per toglierti persino l'ultima possibilità di sopravvivenza. E tutto questo è avvenuto, dice il profeta, perché voi avete voluto quelle acque, le acque dell'Eufrate, le acque potenti e impetuose, gli eserciti gloriosi, e avete disprezzato la piccola, modesta, silenziosa, gorgogliante sorgente di Siloe. E Siloe è l'unica fontana di Gerusalemme, la sorgente per eccellenza di Gerusalemme, è il simbolo di Dio stesso. Avete abbandonato, dirà poi Geremia, me sorgente d'acqua viva, per andare a scavarvi cisterne screpolate che non possono contenere l'acqua, dirà Geremia nel capitolo 2, versetto 13. Il profeta invece usa questo contrasto di Isaia, il contrasto tra l'Eufrate potente, l'esercito, la potenza militare, il sogno di essere sotto questo manto, sotto questo usbergo, questo scudo particolare, dall'altra parte invece la semplicità delle nostre piccole forze, ma in realtà queste forze erano sostenute da Dio. Ecco ora il profeta. Il Signore, versetto 5 del capitolo 8 in avanti, mi disse di nuovo: poiché questo popolo ha rigettato le acque di Siloe che scorrono piano e trema per resine per il figlio di Romelia, il re di Damasco e il re di Samaria, per questo, ecco, il Signore gonfierà contro di loro le acque del fiume. Erroneamente qui è scritto con la minuscola nelle traduzioni della Cervia, è scritto con la maiuscola, il fiume per eccellenza, l'Eufrate, impetuose e abbondanti. Cioè il re Assiro con tutto il suo splendore irromperà in tutti i suoi canali, strariperà da tutte le sue sponde, penetrerà in Giuda, lo inonderà e lo attraverserà fino a giungere al collo. Le sue ali distese copriranno tutta l'estensione del tuo paese, o Emanuele. Vedete anche com'è patetico questo vocativo finale, e capite sempre di più che Emanuele è sempre di più collegato alla vicenda di Israele. Ed eccoci ora al grande momento, il momento in cui questo personaggio, da questa specie di fondale un po' oscuro in cui era, entra sempre più in scena, ed entrando in scena perde sempre di più le caratteristiche, le qualità, le tonalità quasi di un re qualsiasi, di un discendente davidico. E diventa veramente sempre di più qualcosa di più e di oltre, qualcosa di simbolico. Diventa sempre di più non più il Messia con la M minuscola. Tutti i re di Israele sono Messia, perché Messia vuol dire consacrato, semplicemente. Ma diventa sempre di più il Messia, il Mashiach con la M maiuscola, il consacrato per eccellenza, quello che si aspetta ancora dopo. Il profeta probabilmente vede nell'interno, quasi come in un primo piano che lascia lentamente in dissolvenza, in filigrana, balenare un secondo piano. Vede quello che egli attende, quello che tutti attendevano e che speravano magari in questo Messia, il Messia per eccellenza. La descrizione perciò acquista contorni sempre più ampi, sempre più vasti. Infatti, adesso noi lo vedremo nell'interno del primo canto, sono due i canti che egli dedica all'Emanuele. Il primo, secondo alcuni, è stato fatto per la nascita e l'investitura ufficiale, il secondo per l'intronizzazione. È difficile dirlo. Cominciamo, prima di tutto, a creare l'atmosfera. Il profeta la crea nei versetti che precedono il canto, e qui è la forza sempre della sua poesia. Un uomo anonimo, un egli, non ne ha mai parlato prima, all'improvviso entra in scena. È un giorno livido, tenebroso, tutto il cielo oscuro. Quest'uomo si trascina, è affamato,
è tutto preso dall'ira, dalla collera, dallo sdegno, maledice il re e bestemmia contro Dio. Ecco, vedete, qui è tutto Giuda, tutto Israele anche, rappresentato da un uomo solo, il quale è disperato, non ha più cibo, è sotto l'occupazione, è in questo periodo così drammatico, e allora non ha che da maledire gli uomini e Dio contemporaneamente. Ma proprio in questa enorme distesa di tenebre, all'improvviso, quasi come con un elemento musicale minimo delicatissimo, si comincia a intravedere la prima lama di luce. È come il sorgere, non so, dell'aurora, la primissima luce in assoluto. Quelle esperienze che si possono fare così raramente ormai, ma quando capitano sono così straordinarie. E il profeta, oppure se volete, quello sbocciare proprio del primo germoglio, non solo germoglio di luce, ma anche germoglio di vita. E in quel momento allora il profeta comincia a cantare. E il canto suo diventa il canto del giorno, il canto della luce. Il canto della luce che porta questo Emanuele, che non nominerà, ma nominerà. Non nominerà esplicitamente, ma lo si sentirà nell'interno proprio del linguaggio che il profeta usa, in un gioco di parole che farà e che io vi metterò, vi farò sentire, anche in traduzione lo si può ricostruire. E questa luce cresce sempre di più, diventa sempre più sfolgorante. Diventa sempre di più invadente, occupa ormai tutto l'orizzonte, ed è allora gioia, gioia suprema, e sentirete l'accumularsi delle parole di gioia, sentirete l'accumularsi delle immagini di luci di gioia, e non dimenticate mai che la luce nell'interno della Bibbia ha sempre due significati, è segno della creazione e segno della teofania. Il che vuol dire che questo bambino indica una nuova creazione, una ricreazione, una nuova era della storia, ma al tempo stesso indica una parola, una apparizione, teofania di Dio, una luce divina. Ed è per questo che allora il canto corale diventa sempre più esplosivo e il profeta scandisce attraverso tre chi, che in ebraico equivalgono all'avverbio poiché, perché. Attraverso tre perché, le ragioni per cui noi ora stiamo cantando la luce e la felicità. Lasciamo ora la parola al testo, partiamo con lo sfondo oscuro. Egli si aggirerà nel paese oppresso e affamato, e quando sarà affamato e preso dall'ira, maledirà il suo re e il suo Dio, guarderà in alto e rivolgerà lo sguardo sulla terra, ed ecco angustia e tenebre e oscurità desolante. Ma la caligine sarà dissipata, perché non ci sarà più oscurità dove ora è angoscia. Capitolo 9, passiamo. Il popolo, vedete che quell'egli diventa ormai il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Vedete che prima la luce ha oggetto, poi diventa soggetto, agisce da sola. E subito dopo l'esplosione della gioia, notate l'accumularsi dei verbi e dei sostantivi che riguardano la gioia. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, come si gioisce quando si divide il bottino. Notate la finezza della scelta del polarismo. Il linguaggio della Bibbia e il polarismo sono i due estremi. Che cosa ha scelto il profeta per rappresentare l'orizzonte avvolto dalla gioia e dalla luce? Ha scelto la mietitura e la vittoria. E questi cosa riassumono? I due estremi della storia. Guerra e pace. Tutto il tempo, tutta la storia degli uomini sarà avvolta di felicità. E qui comincia, dal versetto 3 in avanti, comincia la scansione, quasi litanica dei poiché. Vedrete al versetto 3, poiché al versetto 4, poiché al versetto 5, poiché. Versetto 3, prima ragione. Il profeta, come sempre, come tutti i poeti, procede in maniera impressionistica. Rappresenta una scena.
E questa è la ragione della nostra giovane scena, d'altra parte, a tutti comprensibile. Poiché tu, come al tempo di Madian, al tempo di Gedeone, quando in quella notte, probabilmente ricorda questo episodio e non l'esodo, perché c'era quella scena famosa di quella invasione che era stata fatta, quella ribellione che era stata fatta dai soldati di Gedeone contro Madian nella notte, reggendo una torcia sotto un vaso, in modo tale che sono entrati di nascosto nella notte nell'accampamento nemico, all'improvviso hanno spezzato i vasi, la notte è stata rischiarata da queste faci e subito il grido di assalto, di battaglia. Poiché tu come al tempo di Madian hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, il bastone dell'aguzzino. Vedete, Dio che prende il bastone, il giogo che abbiamo sotto come schiavi, lo prende, e in ebraico c'è un verbo onomatopeico, come il nostro fracassare, écraser francese, fracassa tutto, spezza, prende il bastone del capò, dell'aguzzino, e lo infrange, lo butta via. Quindi ormai c'è la libertà, questo è il grande dono. Secondo, poiché altra scena, nell'interno di una landa c'è un'enorme pira che sta bruciando, poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. Secondo grande dono è rappresentato questo enorme falò che sta bruciando tutte le reliquie insanguinate della guerra. È finita ormai la guerra, si è dimenticata, è come un olocausto, ormai c'è la pace. Terzo elemento, terzo e ultimo, e questa è la ragione ultima, suprema della nostra gioia, poiché un bambino è nato per noi. E qui vi dico, sentite in ebraico l'allusione all'Emanuele, perché in ebraico abbiamo un bambino è nato per noi, a noi è stato dato un figlio. In ebraico per due volte si sente l'anu, l'anu, in mano, lo stesso suono di in mano, con noi, a noi, un bambino che è stato dato. Vedete che è un dono divino, non è stato generato dalla terra, viene come grande dono supremo che Dio offre all'umanità. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il segno della sovranità. Ed ecco comincia la titolatura regale. Noi sappiamo che i faraoni, per esempio, potevano portare fino a 13 nomi regali il giorno dell'investitura. In Israele non sappiamo, ma c'erano dei nomi, più nomi. In questo caso i titoli regali, quelli dei faraoni, si scrivevano nei famosi cartigli faraonici. Qui abbiamo 4 nomi, ma il profeta, la traduzione non riesce a renderlo molto bene, dà a questo bambino, è per questo che vi dico che comincia a vedersi all'orizzonte qualcosa che è di più di un semplice bambino, di un semplice figlio di re, di un semplice Ezechia. Il profeta spera che questo Ezechia magari sia qualcosa di più, sia la grande speranza. Infatti, i 4 titoli che il profeta attribuisce al re sono i 4 titoli di corte, sono tutti accompagnati da un segnale che è assolutamente impossibile a un re qualsiasi, da un segnale trascendente, da una qualità, da una specificazione che è propria quasi soltanto di Dio. Infatti, egli si chiamerà consigliere, era il titolo tipico per rappresentare la politica interna del re. Sì, consigliere, ma subito dopo aggiunge, ammirabile. E per Isaia il titolo ammirabile, i mirabilia dei, le famose azioni di Dio, è usato soltanto per Dio. Quindi sarà un governante, ma ammirabile. Ancora si dice sarà potente. In ebraico abbiamo gibbor, gibbor vuol dire anche generale. Era la funzione estera del re, la politica militare che il re incarnava in sé, comandante dell'esercito. Ma lo sarà come Dio, con la potenza stessa di Dio. Ancora, terzo, sarà padre. In tutti i popoli dell'Oriente il re è chiamato sempre padre, padre di tutta la sua nazione. Ma questo sarà un padre per sempre, padre eterno,
che supera quindi la sequenza delle dinastie, delle successioni. E da ultimo, ecco forse la piccola chiave, la chiave ancora più significativa. Si chiamerà principe. Voi sapete che di per sé i re di Israele non vengono chiamati re con molto piacere, perché l'unico re è Dio, Melech. Vengono chiamati spesso Sar, i principi, e sono i luogotenenti di Dio quasi. Per cui egli è principe, ma che principe sarà? Quale sarà il suo vero titolo? Principe del Shalom. Shalom è la pace, e la pace sappiamo che nella Bibbia è costantemente connotata con caratteri di taglio messianico. Abbiamo perciò davanti a noi una pagina, come vedete, di grande suggestione, di grande potenza, di grande speranza, che ha all'interno una realtà fragilissima come questo bambino. Un bambino regale, che ha tutti i titoli caratteristici di consigliere, di potente, di padre, di principe, ma al tempo stesso è ammirabile, è divino, è eterno ed è signore della pace. E la finale, l'ultima riga, è la descrizione del regno. Era partito da quell'immenso orizzonte, è andato a finire sul bambino, ha puntato l'obiettivo sul bambino, ora dal bambino va ancora all'immenso orizzonte. Grande sarà il suo dominio e la pace, ancora la pace, non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. E qui abbiamo incontrato proprio un tema caratteristico sul quale ritornerò anche agli inizi della prossima nostra lettura di Isaia, perché lo dovremo riprendere, ed è il tema della pace. Isaia è veramente un grande cantore della pace. Della pace in tutte le dimensioni con cui la Bibbia la presenta. Nella dimensione negativa, cessazione della guerra, ricordate ancora quella pira che sta bruciando. Dall'altra parte però la pace è vista soprattutto in positivo. Ecco, io direi che proprio la lettura di Isaia adesso per noi, proprio per fare in modo che questa lettura dei profeti sia ancora una lettura provocante per noi, debba essere riproposta, e lo faremo anche, ho detto, all'inizio della prossima volta, sia col capitolo undicesimo sia con un altro capitolo di Isaia, celebri d'altra parte questi capitoli, canti continui della pace, debba essere riproposta come attualità continua, ma in maniera particolare, lo diciamo noi ora, lo dicevo prima, anche per quelli che ci ascolteranno, perché abbiamo bisogno di essere vaccinati, un po' tutti, io penso, da questa ultima esperienza che abbiamo avuto, soprattutto mediata attraverso i nostri mezzi di comunicazione sociale, comune, così pieni di retorica bellicista, così terribilmente impastati di questa liturgia, che è sostanzialmente sempre una liturgia satanica per la Bibbia, quella della guerra, comunque essa sia, la strada sempre più miserabile che l'uomo percorre, anche quando deve fermare la giustizia, è la strada più infame che l'uomo percorre, anche per un grande ideale, se si vuole. Ed è per questo che io direi, leggeremo, rileggete questi testi di Isaia e come altri testi biblici, proprio per, io avevo proprio voluto in questi momenti ricordarvi, sono andato a raccogliere anche alcuni di in questi giorni, leggendo i giornali, tutta la retorica che è stata usata per esaltare la guerra. E infatti la gente, 80%, era tutta coinvolta, al di là di quanto si dice che poi c'è un sentimento di pace sempre, ma è l'uomo ha prima di tutto nell'interno i serpenti, le vipere dell'odio, della violenza, che sono sempre capaci di me. E difatti i nostri giornali sono stati, c'era il marziale aulico, le prue d'acciaio temprate come i cuori a bordo solcano l'onde nere all'alba. Il citato questo, il tecnico epico, i nuovi eroi tecnologici vivono la battaglia sui terminali del radar, o se volete l'epico crepuscolare anche, le scie rossastre dei bombardieri disegnano orizzonti di fuoco. O ancora uno di questi cosiddetti esperti militari che continuamente ci ammorbavano nei telegiornali, il tecnico apocalittico, la rappresentazione, l'opzione romantica
dei cavalieri dalla Shining Armor, la corazza lucente, e questo è proprio il termine ultimo, se volete, di questa melassa retorica marziale, il marzial romantico, uno che senza certamente un altro esperto militare certamente non conosceva, Saffo, che però usa Saffo senza saperlo, ma violentando questa stupenda, straordinaria lirica, quel frammento notturno. Splende la mezzaluna e la marea di notte da ieri s'abbassa. Il momento favorevole per lo sbarco notturno è passato. Ecco, io dico, ritorniamo invece noi credenti soprattutto alla poesia della pace, alla forza della pace, alla grandezza della pace. E noi la vedremo brillare in maniera particolare, ancora una volta, soprattutto nell'interno del capitolo undicesimo. Quel capitolo che io lascio in apertura alla prossima lettura. Un capitolo che è segnato, costruito, come se fosse un grande dittico. Un dittico che dobbiamo imparare a guardare adesso anche poeticamente, perché questa pagina, sapete, quasi a memoria, si legge sempre a Natale, come la precedente, nel capitolo 9, nella liturgia di Natale, e alla fine si è un po' stemperata, è diventato come un luogo comune. È invece un'immagine anche affascinante. È un dittico che egli disegna davanti ai nostri occhi, il dittico dell'Emanuele, che vuol dire dittico della pace. Ha un primo quadro che è dominato integralmente, questo primo quadro, da un'immagine vegetale. È una radice che sembra morta, un tronco che sembra ormai senza più vita, che lentamente comincia a gettare un pollone. E subito si sente un vento che arriva dalle quattro direzioni. Voi vi stupirete, perché sembrerebbe a prima vista di non trovare tutte queste cose. E vedremo che invece in trasparenza il testo lo dice proprio col linguaggio delle immagini. Ma subito dopo si vede che al centro non c'è un germoglio, semplicemente, c'è un uomo il quale sta indossando il suo abito regale, è l'investitura del re, ma egli indossa solo giustizia e pace. E poi subito dopo l'altra tavola, la tavola del paradiso terrestre ricreato con estrema originalità da Isaia, il paradiso nel quale un viaggio in terre ignote e lontane. E la conclusione vale anche per noi oggi. Mi meraviglio come nelle nostre scuole, dove si fanno leggere tante cose frivole, non sia penetrata un'antologia biblica attissima a tener vivo il sentimento del bello e il sentimento religioso, che è lo stesso sentimento morale nel suo senso più elevato. Grazie.